attenzione, 5 secondi come massimo fallo e vediamo che parte a Grelli. Ah, però la Grelli, uppi, inchiodati tutti, inchiodati tutti, porco Campurale. Era passato davanti. No, madonna, è partito qualcosa. No, sono fuori. Sono fuori tutti e due. Si va a piantare sulla destra. Mamma mia che fortezza. Sono fuori tutti e due. Ah no, ok, è ripartito Norris. Tanta roba, pure troppa. Adesso è partito un paraurti di qualcuno. Vede Pollo davanti a Norris, poi Carmellino e al recupero uno scatenato Oscar Orfeld, sicuramente incensato. Che l'ultima volta l'ha presa di santo ragione, ma va bene. Perché è andato. Era di coda, non sappiamo se per tocco di qualcuno, per farti quel cammellino fa che dire io vado a farmi il Joker e non ci penso più. Perché qua mi toccherebbe superare questi due. Ieri con qualche problema in fase di rilancio fumava parecchio e intanto Orfeld alla posteriore, Orfeld alla posteriore destra completamente a terra, quindi sta girando su tre ruote un cerchione e la cosa non è bella perché chiaramente in appoggio e di fatto non è un fumo di motore, è un fumo di cerchione che gratta per terra. Chissà come sarà felice l'Oscar. Dietro lui Agrelli che sta cercando di dare il top davanti, molto resiste, gli attacchi di Marco Norris, ma non hanno salito di buona forma ieri e attenzione che arriva Carmellino. Sta tirando come una satanato io e Carmellino e qui a Grelli va su. Mannaggia, resiste stoicamente Oscar Orfeld giù il piede, pazienza, quello che viene viene, quando arriveranno sul traguardo vedranno l'ultima tornata, quindi qui è importante. Marco Norris sa che se continua a rimanere dietro Carmellino li supererà entrambi, perché Carmellino ormai è lì, qualche bella fiammata da Nicola Grelli in fase di rilancio e i due vanno tutti e due al Joker e il gioco fatto per Ivan Carmellino che chiaramente non se lo lascia fuggire. Adesso Norris cerca l'attacco lungo, ma tiene bene Pollo, un uomo decisamente in una grandissima mano. Vediamo Agrelli e Orfeld che escono dal loro Joker. Speriamo che la sospensione di Orfeld non abbia fatto troppo, perché a girare un cerchione intanto Norris le studia tutte, non ce la fa stare indietro e dire mannaggia mi perdo una posizione. Oh, interno a tentare di attaccare Carmellino perché il signor Pollo mi viene lì, il signor Pollo sta facendo una gran gara, la sua gara, e qui è l'ultima curva da vedere, intanto Carmellino è la porta alla grande, vediamo l'ultima curva se non intenta l'attacco, ma resiste Pollo e occhio, fai così. E allora Carmellino, Norris, Agrelli, Orfeld che si tiene largo, non vuole più scherzi, preferisce. No! Non credo che preferisca fermarsi di mezzo. Che è successo? A Oscar! Due gare che va tutto male, eh! Ma che? E intanto Carmellino di traverso. Aspetta un po' d'ora. Così. Boh, almeno adesso sa che nessuno ci farà polvere. Nessuno gli spara polvere, pietre e altro sul parapetto, si farà quattro giri da solo, mentre Carmellino davanti a Norris
poi Iacarelli e Mollo, questa volta Mollo è partito meno bene della volta precedente. Cioè per me potremmo anche andare là sopra, forse dove ci sono quelle tre persone in croce. Deve farci vedere tutto il meglio impossibile. Dai, tirare un po'. Ci stanno già trovando. Vado! Ancora Oscar Dorsen, che ha le sue mezze difficoltà questa volta ci si aspetta la vettura della manca precedente, ha fatto 3 giri e mezzo su 3 ruote, quindi diciamo che per il momento mattinata dell'ultima giornata di campionato italiano di Rally Cross per Oscar Dorsen assolutamente in salita, veri in salita. Given Carolino! Davanti i primi due a 53 passi tutti e due, Carmellino e Norris, tanta roba. Ricordo che il best lap dei 2 giorni fino adesso è un 51.9 di Gallo e poi dei 52 di Zoppetti. Questa volta Carmellino decide di andare lui prima al Joker Lab, lasciando il fatto niente da meritarsi del sparatorio, per favore, anche Orwell va a farsi da Joker e Norris ha un discreto vantaggio, ma bisogna vedere come porta a casa il Joker Lap. 57.9 il Joker Lap, il giro con il Joker da parte di Carmellino, questa volta Norris va, vediamo le gambe di riusciranno molto vicini, ma dovrebbe essere Carmellino davanti, è Carmellino davanti, che va a chiudere la porta a casa, e lo lascerà anche davanti a Marco. 15 giorni fa, vediamo, Agrelli ci sta, si mette davanti, Norris cerca, questa volta Orsen esce discretamente, va in terza posizione, Carmellino quarto e Mollo in quinta. Questa volta abbiamo visto una partenza con tutti i protagonisti. Al quanta top. Gente c'è al curvo lì, madonna! Ora credo che è lui a guidare, quindi sta dicendo agli altri ragazzi che gli piace o no, la porto avanti io per ora, quindi o vi passate sopra o state dietro. Agrelli, Norris, Orsen, Carmellino e Mollo. Il primo tempo si dice tutti lì da qua, tutti vicini uno all'altro. Agrelli, Norris, Orsen, Carmellino decide se non sono davanti, se non mi fanno capire un po'. Considerevole quello di Mollo all'entrata prima del salto, dove è andato a picchiare col posteriore destro. Adesso Mollo insiste, Carmellino si ritrova davanti un batte e dice e che non lo lascio scappare, ma manco muerto. Intanto Norris ha passato Agrelli. Chi è che fuma lì? Ma no, taglio. Carmellino l'ha già fatto anche ieri, se ne prove libere, nada di preoccupante. Orsen si dice, vado per il gioco, se non si dice davanti, si dice Carmellino. Carmellino si sta portando, dove sta avanti, Agrelli, vediamo, Orsen,
perché forse De Carmelino, che adesso cerca di recupero sia Spadrelli che Sudolis, quando si tratterà di, per loro di andare al Joker Lab, loro saranno lì pronti a raccogliere l'eredità del piazzamento. Come molto prima della 4 il Carmelino. Sì, infatti. Pensiamo che non sia proprio nulla preoccupante, però e intanto Doris va al Joker, vediamo con che è il Joker che è stato davanti. Precedenti 54-6, mondo nel mondo, quindi Doris Agresi, Sorter, Carmellino, mondo 51-0-24 di Carmellino, che non avendo pista libera non può fare tutte le sue traiettorie, quindi probabilmente non vedremo il terzo passo terrificante, manca poco, siamo all'ultimo passaggio. Non mi ricordo se Agresi ha già fatto, ma mi sembra di no, che Agresi non abbia ancora fatto il Joker. Quindi dovrebbe essere esatto, Agresi fa fare il Joker. E poi davanti, tanto noi, la morte è sempre tutta da interpretare, chi va davanti può cercare il ritmo, il tempo eccetera, e va subito Hofeld con Carmellino che se la porta fuori cercando di tirare fuori da quell'effetto pendolo il massimo possibile. Hofeld davanti, Carmellino in seconda, Norris in terza, mollo in quarta, via andare seguiti come un'ombra dall'alto dal drone, e qui poi il prossimo anno ne dovrebbero vedere delle belle, io soprattutto spero di averle, che mi faccia vedere anche dall'alto tutte le manche in modo da vedere quello che capita dove non posso vedere. Devo essere come la CIA, la CIA, voglio avere tutto sotto controllo. Vabbè, una cazzata si rilassa, andiamo avanti. Orfer qui in mezzo, io dico non posso farlo, vado io a fare il primo Joker Lap. Marco Negri, cosa? Nessuno l'ha sentito perché c'era il rombo dei motori, ma ho sbagliato un nome che sicuramente non era da sbagliare. Davanti Orfer, Oscar Orfer, per la prima volta in questa giornata è riuscito a partire bene, è riuscito a portarsi davanti a Ivan Carmellino, il quale secondo me adesso, se non riesce a passare in pista, cercherà subito un Joker Lap a tutto volume per poi avere più pista libera dietro e andare ad attaccare. Andiamo a vedere Oscar Carmellino, wow che guida, tanti numeri, 49-2, 48-9 per Norris, che sta recuperando e cercare di andare a riprendersi i primi due che devono ancora fare il Joker, lui l'ha già fatto, quindi qui nessuno può sbagliare, tutti al massimo, va a pennellare bene Hofeld dalla 4, riesce a spazzolarla in modo classico per le quattro ruote motrici, si mette dentro il mondo e poi si lascia affascinare la parte posteriore in modo da dipingere. Roba da finale, si sono leggermente ostacolati, potrebbe andare bene per Oscar Hofeld che adesso deve andare a giocare e aveva un vantaggio di 3-5, quindi è lì, usciranno al pelo assolutamente non rifallizzando, ma Carmellino appoggia bene e esce ancora vivacemente da qui. Uè, ma ragazzi, siamo solo in una hit, credo così le finali chi le fa? Calmi e sento,
via Orfeld che deve andare alla grande, vai Oscar, vediamo come esce Oscar, arriva il Carmellino, arriva il Carmellino, Oscar Orfeld! Vai con il verde, andiamo a vedere se tutti mantengono la propria posizione. Marco Noris, Carmellino, tamponate, dietro, arriva, arriva con il numero 11 Mollo, vediamo che c'è Agrelli, là davanti Noris, Carmellino, Agrelli, Ortenfeld e Mollo nell'ordine, battaglia veramente con la scimitarra in mano per tutti, abbiamo visto subito il pronti via Tac, botte, Noris vuole anche se si porta a casa la vittoria, vincerebbe probabilmente il titolo ai danni di Orfeld, però io aspetto sempre a dare perché ci sono tanti punti dentro. Agrelli nuovamente in pista dopo aver disertato la IS-4. Bombardamento da parte di Orfeld che in rettilineo sparava mortaretti da tutte le parti, quindi anche se non è ancora il caso di festeggiare perché mi sa che con un Norris avanti è chiaro che in questo momento Orfeld fa il tifo per Carmellino e per Agrelli. Ha già rimontato quasi totalmente dal Joker Lab su Mollo che già precedeva nel giro, quindi in questo momento è quasi un quintetto, Agrelli esce male dalla crema, la recupera ancora, adesso va il Joker, una posizione, Carmellino da paura, Carmellino da paura. Quando arriveranno sul traguardo mancheranno tre giri e sarà tutta da vedere, tutta da giocare dopo aver visto una delle più belle hit di sempre, la 4 tra di loro, è stata una hit spaziale poco prima della pausa pranzo, ora ci stanno dando dentro Carmellino, non mollo un metro, non mollo un centimetro, è lì ma Marco Noris sa che c'è il titolo lì davanti che lo aspetta, che vuole portarsi a casa, chiudere tre cose, non decide come di andare al gioco, neanche molto, a questo punto vanno via di brutto, insieme, andiamo a vedere Orfeld, va a recuperare su Mollo, è ancora un po' lontano Orfeld da Mollo, quindi dovrà aspettare che Mollo vada al Joker perché altrimenti difficilmente o trova un varco e passa in pista o adesso diventa un po' difficilina. Oh, Carmellino per un pelo non va a ruote per aria all'interno del tornante della 4 ma riesce con maestria a tenerla lì, a tenerla piazzata per terra perché è stato clamoroso. Al titolo, Noris avanti e Orfeld dietro, la differenza tra i due è di 5 punti, 4 punti e mezzo, quindi stando così le cose, ma è inutile che io mi esprima più di tanto, un secondo prende 13 e 5, un terzo prende 12, a questo punto non cambierebbe nulla. Se i miei conti non sono completamente sballati, il titolo sarebbe nelle mani di Orfeld. Però prendetelo con beneficio di inventario. Adesso vediamo l'uscita, vediamo l'uscita, che è tutta qua, è tutta qua fino alla fine, fantastico, Noris davanti, poi Carmellino, poi Orfeld, poi Mollo, poi Agrelli, là un fumo pazzesco da Carmellino, pensiamo, eravamo girati a vedere chi passava sotto di noi e adesso no, oh ma Noris, è Noris, Madonna, incredibile, no, wow,
c'è da arrivare fino quello alla fine. È fumo blu, eh? È ovvio, è porco cane, no, eh? Nebbia, nebbia in Valpadana. Norris, mancano due cazzo di curve! Mancano due curve! Marco! Marco, mancano due curve! Vai! Sì! Ora puoi morire la macchina!